Matteo Filippi, presidente uscente della Proloco di Filiano. Un resoconto di questi ultimi 4 anni. Beh, fare un resoconto così in 2 minuti è un po' difficile. Niente, sono stati 4 anni sicuramente belli, interessanti e di coinvolgimento totale, sia da un punto di vista personale che per quanto riguarda la comunità di Filiano. È stato bello perché sono state fatte tante iniziative e quindi di crescita sia personale, spero anche per la comunità di Filiano. Un resoconto in generale. È piaciuto le manifestazioni, siamo cresciuti sia in numero e sia in coinvolgimento di persone. Questo è quello che mi sento di dire. Come esperienza personale, cosa le ha dato questo periodo? È stato da parte mia una grande crescita sia culturale, nel senso di nuove esperienze associative che in precedenza non avevo fatto, e sia da un punto di vista professionale mi ha fatto crescere, mi fa vedere le situazioni su nuovi punti di vista, con una nuova apertura mentale e disposto a sentire opinioni da vari punti di vista. La partecipazione è una partecipazione attiva o si fa fatica a coinvolgere? Beh, questa è una nota dolente, perché la partecipazione, a dire il vero, c'è sempre stata, però ci vuole sempre un impegno nel coinvolgere le persone, la gente e soprattutto le nuove leve. E c'è stata, a dire il vero c'è stata, però sempre forzata, quindi una partecipazione che ancora va migliorata, va coinvolta di più le persone e incentivate a partecipare a questi momenti associativi. Un consiglio per il successivo presidente? Beh, un consiglio da dare al nuovo presidente è di continuare il lavoro fatto sia non solo da me ma da tutti i soci che hanno molte iniziative, molte idee. Quindi continuare sulla scia che ha sempre fatto la Proloco dal 1998 e profondere impegno, e sicuramente farà del bene. Grazie. Qui, come avete visto dall'invito, siamo riuniti sia per approvare il bilancio consuntivo dell'anno scorso, quello preventivo dell'anno prossimo, e niente, per l'elezione del nuovo consiglio direttivo della Proloco. Allora, partiamo subito con la relazione del bilancio consuntivo del 2016. Allora, le attività che sono state fatte nel 2016 sono un bel po', tipo 63, in particolare, il concerto di Natale il 4 gennaio, la cerimonia di premiazione del concorso Presepe in Famiglia, appuntamento con Favela a merenda, i fumetti della memoria presso la scuola di Ginestra e Forenza, a febbraio il carnevale i Tindl, incontro la storia a fumetti, i racconti della Shoah, appuntamenti a marzo, appuntamento con Favole a merenda, ad aprile incontro la Proloco Filiano incontro alle scuole, la Via Crucis, poi è stata fatta la festa per la Via Crucis, quindi l'organizzazione di una serata conviviale, a maggio appuntamento sempre con Favole a merenda sul tema celiachia, partecipazione al corso di formazione per i dirigenti Proloco a Tito, a giugno c'è stata l'assemblea dei soci della Proloco, la partecipazione alla 21ª giornata regionale delle Proloco a Novasivi, a luglio e ad agosto ci sono stati i ragazzi, torneo di scopa, torneo di 3-7, torneo di scala 40, una serata di arte, musica e cultura con la presentazione del libro Giocando con le spade di legno, la festa dei nonni, la partita del cuore, ad agosto bici in paese, gara canora, ora canto io con una tappa a Dragonetti, il 5 agosto Pro Olimpia, il 6 agosto gara canora sempre ora canto io a Filiano Music Live, gara di staccia sotto il cielo di Ferragosto, pennette sotto il campanile, lo spettacolo Magic Man Show, il 17 agosto a Belumuzzic,
poi lo spettacolo Circus Animation, il 19 e 20 agosto torneo di calcio tennis, evento di danza sportiva alla Basilicata che balla, torneo di palla tamburello, a settembre un pomeriggio a Carpini, Sagra del Pecorino di Figliano, il 26 settembre festa Lumuzzi 2015, quindi la festa del Lumuzzi precedente, ad ottobre la presentazione del libro Il pensiero di Padre Pio, la presentazione dei corsi di dizione e lettura espressiva, il forum Filiano con una proiezione, partecipazione all'assemblea Ombri Basilicata a Pignola, Filiano Film seconda proiezione, appuntamento con Paola Merenda, partecipazione alla giornata di formazione Umpli, forum Filiano Film, realizzazione e stampa del volume Pitture rupestri di Tuppo dei Sassi di Paolo Rinaldi Filiano, presentazione del volume Pitture rupestri di Tuppo dei Sassi. A novembre ci sono state due proiezioni del film, appuntamento con Favole a Merenda, partecipazione sempre ad una giornata di formazione, organizzazione del laboratorio di danze popolari del sud Italia, partecipazione all'Assemblea Nazionale Umbria a Roma, dove è andato il nostro delegato Vito, il 6 dicembre organizzazione della giornata di formazione SC Umbria Basilicata, il 13 dicembre partecipazione al concerto di presentazione dell'inno nazionale delle Prologo d'Italia a Montescaglioso, il 17 dicembre presente in famiglia, il 19 dicembre incontro sulla sana e corretta alimentazione, mangia bene, cresci bene, presentazione del volume a fumetti Cruschi di Manzù, poi sempre a dicembre c'è stata la mostra fotografica Filiano ieri ed oggi. Poi c'è stato il recital canti e balletti natalizi, sarà Natale se, poi c'è stato il presepe vivente per le strade del Borgo Antico e infine la stampa del volume Filiano e la sua storia di Giovanni Battista Bonizio. Ok, allora queste sono state tutte le attività svolte l'anno scorso, quindi 2016. Il rendiconto, che voi avete una copia riassuntiva, quale vi dice che il totale delle entrate con ricavi per quote associative, ricavi per contributi pubblici, ricavi di contributi privati, proventi da iniziative, proventi finanziari ricavi diversi sono un totale di 30.070,41 euro. Invece le uscite sono un totale di 25.960,92 euro, quindi abbiamo un avanzo di cassa di quest'anno, quindi siamo stati bravi, di 4.109,49 centesimi. In particolare, cosa che non avete, vi dico prima le entrate e poi le spese, o prima le spese e poi le entrate. È lo stesso, Presidente. Prima le entrate, le quote associative dell'anno 2016 sono state 1.270 euro. I ricavi per contributi pubblici, in particolare dall'APT Basilicata nell'anno 2015 1.300 euro. Sì, 2015. 1.382,84, invece il contributo dell'APT relativo all'anno 2016 1.190,28, poi il contributo da Agenzia di Sviluppo e Innovazione di Agricoltura 194,50 centesimi, contributo dal Comune di Filiano per adesione allo sportello Informa Giovani anno 2015 320, anno 2016 630 euro. Contributo da Comune di Filiano per gestione strutture comunali anno 2015 2.712,53 euro. Invece il contributo dal Comune di Filiano per la gestione strutture comunali dell'anno 2016 5.832,16. Poi il contributo della Regione Basilicata relativamente all'anno 2014 298,50, mentre sempre lo stesso contributo relativo all'anno 2015 698,50, quindi abbiamo per un totale di 13.259,31. Poi invece i ricavi per contributi privati sono i contributi di aziende locali 980 euro, liberalità da privati 1.314 euro, un totale di 2.294 euro. Invece i proventi da iniziative sono da Estate Ragazzi 2016 1.140 euro e i proventi dalla manifestazione Lumuzzi 2016
8.910 euro per un totale di 10.050 euro. Poi vabbè, sono i proventi finanziati per gli interessi sul conto corrente che sono 2,02 euro e proventi straordinari di ricavi diversi 3.195 euro. Queste sono le entrate, invece passiamo alle uscite. Allora, le spese per il funzionamento della struttura in totale sono 1.811,99 euro. In particolare, la cancelleria materiale di consumo 716 euro, spese di acquisto di nuove attrezzature 372 euro, spese di acquisto software 149 euro, spese per manutenzione e pulizia sede 180 euro, spese per sito web 292 euro, spese postale e valori bollati 99,51 euro. Invece le spese per le manifestazioni di un totale 18.364 euro, in particolare sono i costi relativi alla manifestazione 70 e la musica 80 e la voglia di ballare 610 euro, costi relativi alla manifestazione quarta giornata delle associazioni 2016 39 euro, costi relativi alla manifestazione accendiamo l'albero 92 euro, costi relativi alla manifestazione Carnevalando 219, cena delle associazioni 2016 126 euro, costi relativi alle manifestazioni Cicovarietà 268 euro, costi relativi alla manifestazione concerto di Natale 223 euro, presepe in famiglia 18 euro, presepe in famiglia 2016 18 euro, presepe in famiglia 2015 45 euro, poi costi relativi alle manifestazioni DS Natalis 2016 135 euro, estate a Figliano anno 2016 880 euro, favole a merenda anno dal 2015 al 2016 29 euro, favole a merenda anno 2016-2017 66 euro, costi relativi alla manifestazione favole a Natale 2016 30 euro, costi relativi alla festa Lumuz 2016 138 euro, costi relativi alla manifestazione festa Via Crucis 2016 216 euro, Filiano Music Live anno 2016 1636 euro, costi della giornata di formazione per dirigenti pro loco 10 euro, costi relativi alla manifestazione Herculia Day 118 euro, costi relativi alla manifestazione servizio civile in pro loco 33 euro, incontro con Chaotic Soul 80 euro, la tiroide sicura anche a tavola 51 euro, l'etica del calcio 100 euro, l'Umuz 2016 4.959 euro, l'uomo che parla al cuore 383 euro, mostra itinerante di artisti lucani 351 euro, Natale insieme a Filiano 137 euro, pennette sotto il campanile 505 euro, picnic da favola 11 euro, presepe vivente 2015 495 euro, presepe vivente 2016 227 euro, una merenda di libri 88, via Crucis vivente anno 2016 2398 euro, visita pastorale dell'arcivescovo 87 euro, io ci metto impegno 523 euro, la proloco a scuola 24 euro, incontro parole e poesie 26 euro, costi della presentazione del libro Via Viglianesi 252 euro, costi relativi alla manifestazione della presentazione del libro I Cruschi di Manzù 108 euro, vabbè, l'iscrizione all'Umpli 2016 90 euro, le spese di ospitalità 160 euro, spese per il tesseramento 97 euro, spese straordinarie 3.523 euro, spese Umplicard 180 euro, per un totale, abbiamo detto, di 25.960 euro. Vito Sabia ci fa un resoconto di quello che è accaduto qui oggi. Allora, oggi si è
manifestato un appuntamento importante per ogni associazione democratica, cioè l'elezione del consiglio direttivo. In particolare abbiamo svolto sia l'elezione del nuovo consiglio direttivo che del collegio dei revisori dei conti. L'elezione che ha visto come eletti come revisori dei conti Coviello Vito, Mecca Iva e Martinelli Nicola, mentre come consiglieri del consiglio direttivo Filippi Vito, Spera Paolo, Griego Maria, Sant'Arsiero Maria, Oppido Donatella, Sant'Arsiero Vincenzo e Lucia Antonio. Questa è la nuova squadra che dirigerà la Prologo di Filiano per il quadriennio 2017-2021. Le caratteristiche di questo nuovo direttivo sono due. Una è quella di un ringiovanimento e poi l'altra caratteristica è quella che a persone di esperienza si sono aggiunte persone nuove, motivate, ma soprattutto per la prima volta abbiamo anche tre consiglieri di donne. Infatti per il presidente, per questo prossimo quadriennio, noi stiamo puntando a per la prima volta un presidente di sesso femminile, una donna. Grazie. Allora, Vito ci legge la relazione del portale dei revisori dei conti. Allora, verbale, collegio dei revisori dei conti. Il giorno 23 giugno alle ore 21, presso l'associazione Prologo di Filiano, si è riunito il collegio dei revisori dei conti. La prova così composta da sottoscritto Coviello Vito, componente effettivo, competente del Collegio dei Revisori dei Conti e provvedente alla revisione contabile dei documenti inerenti al bilancio consuntivo dell'Associazione Proloco Filiano dell'anno 2016, assistita dal Presidente Vito Filippi. Abbiamo proceduto alla revisione analitica delle singole movimentazioni rivelando i redenti e consueti rispetto alla finalità dell'ente. Per quanto riguarda l'associazione Prologo, le risultanze definite sono: totale attivo euro 30.070,41, totale passivo euro 25.960,92, avanzo gestione anno 2016 euro 4.109,49. Tale risultato rappresenta la gestione dell'esercizio dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Il Collegio, dopo aver visionato la documentazione presentata, ritiene di dover evidenziare quanto segue: la gestione dell'esercizio 2016, come eseguita dal direttivo in carica, è stata improntata al rispetto dei dettami normativi e statuari e nel rispetto degli obiettivi istituzionali dell'Associazione. L'associazione nel corso dell'esercizio 2016 non ha svolto attività di natura commerciale. Il collegio formula voto unanimo di assenza approvando così il bilancio consuntivo presente per l'anno 2016. Alle ore 22 la riunione viene dichiarata chiusa. Vito Coviello e Vito Filippi. Va bene. Allora, chiunque volesse vedere in dettaglio le spese, per non fare, siccome sono un po' di pagine, ringrazio a tutti, sempre, vi aspetto sempre anche un vostro sostegno, sia ai vecchi che ai nuovi, e ci auguriamo di fare sempre cose buone. Grazie a tutti. Siccome è stato molto parco di parole il Presidente, come uso suo, lascia sempre a me poi allargare il discorso. Non ti allarga troppo. Allora di pranzo saremo a casa, sono di parola. No, io volevo, come socio fondatore insieme ad Antonio, lo sapete, ho vissuto tutti i Presidenti, ognuno ha avuto la sua particolarità. Volevo solo ritengo doveroso spendere, lo faccio con piacere, per Vito. Cominciamo a dire il fatto che lui purtroppo nella sua presidenza ha pagato un po' più del dovuto il lavoro che svolge, che lo teneva lontano. Però agli occhi della gente comune, forse di qualche socio, questo può essere stato visto anche come un disinteresse verso l'attività dell'associazione.
ma questo è smentito nei fatti, è smentito per due motivi: dal numero delle iniziative che sotto la sua presidenza sono state realizzate, ogni anno 50, 60, 63, e poi sono testimone oculare io, presidente oculare, non ha fatto mai mancare la sua presenza, anche lavorando lontano, non ha fatto mai mancare la sua presenza, il suo interesse, la sua presenza. Un elemento che lo ha contraddistinto è stato questo, lui l'ha detto già, per quello che ricordo, i primi giorni, è la condivisione, lui usava il termine delega. Non è stato mai un presidente autoritario, ha sempre cercato il coinvolgimento di tutti, assumendosi però sempre la responsabilità di ciò che faceva. Sembrava che lasciasse fare, lasciava fare, però poi si è assunto sempre la responsabilità di quello che facevamo tutti noi. Credo che sia la sua presidenza sia stata dal 98 in poi, per ovvie ragioni, non solo per la capacità dei vari presidenti, da quando ha assunto l'incarico Nello qui presente, è stato sempre un crescendo l'iniziativa. E mi chiedevo, ci si chiedeva sempre, a ogni rinnovo, quando sembrava che raggiungessimo sempre il top, il massimo, e adesso che cosa? Mentre diciamo, ci siamo sempre superati sotto i vari rinnovi. Questo dico questo sia per riconoscere i meriti dei vari presidenti passati e in particolare Vito, che come sapete ha espresso il desiderio di volendo restare nel direttivo per dare sempre il suo apporto, però in virtù della difficoltà lavorativa non può, penso di dire sì, il giusto, sì. Non può più rappresentare l'associazione, perché come dicevo prima le iniziative e i momenti di assembleari, soprattutto col nuovo presidente regionale, ce n'è uno quasi ogni settimana, e quindi la presenza del presidente è importante, perché ci sono delle decisioni da prendere. Per esempio l'ultima, giusto come a titolo d'esempio, l'Umpli regionale ha fatto un protocollo d'intesa con la Gran Gia, a cui vengono riconosciuti determinati benefit ai soci, l'ingresso gratuito, le cose, però bisogna per le prologo che aderiscono allestire uno stand le prologo per 20 giorni, quindi suddividere le prologo che partecipano. È chiaro che questo richiede una partecipazione, un'assemblea.